Ciao amici, avete mai sofferto di mal di stomaco, bruciori, acidità, gonfiore o eruttazioni? Le cause possono essere molteplici, dallo stress alla cattiva alimentazione. Di certo, se il problema è serio e persiste, meglio rivolgersi a un medico. Se invece i dolori sono lievi e sporadici, probabilmente potete fare già qualcosa, evitando i farmaci e provando a combatterli con alcuni rimedi semplici e naturali. Vediamo allora insieme 8 rimedi naturali per combattere il mal di stomaco. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Riso bianco bio. La prima cosa da fare quando si soffre di mal di stomaco è agire sull'alimentazione. Si devono preferire piccoli pasti leggeri che non ostacolano la digestione. Ottimo il riso bianco bio, che calma la mucosa gastrica grazie ai suoi amidi. No a cibi grassi, fritti e piatti troppo conditi che rendono difficile la digestione. 2. Una passeggiata prima di dormire. Ebbene sì, passeggiare dopo cena fa bene alla digestione e favorisce un buon sonno. Naturalmente è meglio evitare di cenare troppo tardi e in modo sregolato. Bene mangiare almeno 2 ore prima di andare a dormire. 3. Pane secco o tostato e patate lesse. Consumare pane secco o tostato e patate lesse aiuta a combattere il reflusso gastrico e favorisce l'assorbimento dei succhi gastrici che provocano il reflusso. Quali sono i cibi responsabili del reflusso gastrico? Anzitutto le bevande alcoliche, zuccherate e a base di caffeina, come il caffè, perché aumentano la produzione di acidi e provocano il reflusso. Anche un uso eccessivo di gomme da masticare causa lo stesso effetto, meglio saperlo. Infatti, il loro saccarosio fermenta nello stomaco e crea aria al suo interno. Da evitare anche un consumo eccessivo di caramelle alla menta e pane ancora umido. 4. Camomilla. La camomilla ha proprietà antispasmodiche grazie ai suoi principi attivi calmanti. Inoltre protegge, disinfiamma e lenisce la mucosa dello stomaco. 5. Infusi al finocchio. Sono antispasmodici naturali anche gli infusi a base di semi di finocchio. Le loro proprietà benefiche possono essere intensificate facendo bollire i semi veri al posto delle bustine che si comprano al supermercato, molto più blande. 6. Zenzero. Lo zenzero è antiemetico, antinausea, digestivo e antinfiammatorio. Può essere messo in infusione come il finocchio oppure masticato fresco al bisogno. Io adoro lo zenzero, ne ho parlato in diversi video. Link in descrizione. 7. Il canarino. Un rimedio della nonna tra i più efficaci contro il mal di stomaco è il canarino. Qualche scorza di limone in acqua bollente e voilà, si ottiene una tisana calmante. Ne ho fatto un video dedicato per quanto è efficace, andate a vederlo dopo. 8. Acqua con bicarbonato. Infine, un rimedio semplicissimo ma efficace, l'acqua con bicarbonato. Addizionata con succo di limone o aceto di mele, agisce su dolori, gonfiore e eruttazioni. Avete visto amici come aiutare il mal di stomaco con i rimedi naturali? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica, è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.